Allora, il nostro cortometraggio si chiama The Young Prof ed è la storia di un giovane ragazzo che fa il professore, che sta per partire per andare in Finlandia a fare il professore di italiano. E riceve una chiamata da un liceo di Torino e ha due giorni per decidere se accettare la chiamata dal liceo di Torino e quindi rinunciare al suo posto in Finlandia, e in quei due giorni sarà preso dai dubbi se andare in un posto all'estero lontano da tutti, da tutte e tutti, però in un posto dove le cose funzionano, oppure rimanere in Italia dove le cose funzionano un po' meno bene, però provare a cambiare cose dall'interno. Questo meno male è il discorso generale. Noi abbiamo preso come argomento specifico quello della scuola, quindi informandoci anche su quello che è il sistema scolastico finlandese, cercando di fare anche un lavoro di ricerca un po' più dettagliato. Durato 8 secondi. Finlandia scuola. Sì, no, cosa aggiungere? Non so, il tipo di problema di cui volevamo parlare non è relativo solamente all'ambito dell'istruzione. Diciamo, abbiamo scelto, appunto come diceva Enzo precedentemente, di prendere come esempio un giovane professore proprio per l'importanza che ha l'istruzione all'interno della vita di un paese, diciamo, no? della società. Però questo dubbio di rimanere nel posto dove sei nato, anche se alcune cose non vanno come vorresti, e provare a cambiarle, oppure scegliere di spostarti in un'altra realtà che già è rodata e già funziona come tu vorresti, è qualcosa che un po' ci toccava tutti in questo periodo della nostra vita, in questo periodo storico, diciamo. Quindi mi ha detto, vabbè, perché non raccontare una storia di questo tipo? E abbiamo poi scelto di parlare dell'istruzione, anche perché scusate, anche perché ci permetteva di fare questo parallelismo con il sistema dell'educazione italiana e quello finlandese, che è una cosa che è una sottotraccia che c'è in tutto il cortometraggio, che poi però verte più su un po' l'introspezione del personaggio, un po' delle scene comiche per diciamo ravvivare il mood della storia. Quindi non è un documentario d'inchiesta, cioè non è un cortometraggio d'inchiesta, questo ci tenevo a sottolineare. Il personaggio del professore è in primo luogo una persona molto appassionata di quello che fa, e in realtà appunto il tema del rapporto con gli studenti era una delle cose che ci interessava toccare, ma dal lato produttivo era complicatissimo, perché si avevano dei minori, degli interni in scuola, e quindi vuol dire è stato messo a lato. Emerge comunque grazie a un sottilissimo scamotage che chi vedrà il corto capirà, ma come dire, non viene affrontato, quella roba lì non si vede. E per come ce lo siamo immaginati noi, non è chiaramente un carabiniere, è molto più simile a un insegnante educatore che cerca, come dire, un contatto umano con gli studenti. Ciò non toglie che il problema appunto del rapporto e della mancanza di, come dire, di capacità di interagire col professore come rappresentante di quello che è l'istituzione scuola sia un problema abbastanza forte. In questi ultimi anni sono successe 6.000 cose assurde sul tema. Infatti le citiamo anche esasperandole un po'. Sì. Questi episodi di violenza in classe, abbiamo anche messo in scena un finto telegiornale che parla appunto di bullismo e violenza. Però svegli, sottilissimo, scamotaggio, già dura un quarto d'ora, cosa c'è in tre minuti? È un sottilissimo scamotaggio, sottilissimo. No, però appunto, prendendo anche questi esempi che si possono sentire nei telegiornali o leggere sui quotidiani. Mm-hmm. Sì, il personaggio, come diceva lui, è più un educatore, quasi idealista, che fa quasi questo mestiere per vocazione. Lui ci crede davvero nell'istruzione. Io sono Matteo Salussoglia. Per questo progetto The Young Prof mi sono occupato della stesura del soggetto insieme a tutti gli altri componenti del gruppo, e poi nello specifico della scrittura della sceneggiatura con Riccardo Zornio.
E in fase di produzione ho aiutato con, diciamo, ho fatto il tecnico del suono, ho fatto il fono in presa diretta e anche il supervisore del montaggio. Essendo pochi ci si è aiutato su tutto, però il ruolo principale, diciamo, è sceneggiatore. Io sono Lorenzo Gaglianò e mi sono occupato della regia e del montaggio di questo corto e in parte anche della stesura del soggetto con tutto il resto del gruppo. Io sono Francesco e come dire, questo progetto qua ho lavorato tanto alla parte noiosa dell'amministrazione, della burocrazia, e, insomma quella più di pre-produzione, al soggetto con tutti gli altri, perché insomma ci piace creare assieme, e poi di fatto tecnico di fotografia, operatore. E dunque, allora, abbiamo lavorato insieme spesso, lavoriamo continuativamente insieme da quasi un anno, abbiamo un collettivo che si chiama La Ciurma e insomma ci occupiamo appunto di video, cinema e tutti i vari annessi e connessi, e cerchiamo insomma di il più possibile di imbarcarci in progetti che ci permettano di lavorare tutti quanti insieme. Ci siamo conosciuti all'università e insomma abbiamo imparato chi era più capace a fare cosa, e col tempo a un certo punto ci siamo accorti che, guarda caso, colmavamo più o meno tutti i buchi e i settori che servivano per lavorare insieme, e quindi abbiamo cominciato a farlo. Fondamentalmente ci occupiamo da un lato di produzioni nostre, quindi cortometraggi piuttosto che documentari, insomma quello che ci viene in testa. Dall'altro lato, quello che cerchiamo di fare invece di essere, come dire, un collettivo che fa service, quindi fa i video per chi ha bisogno di qualcuno di esperto in quel linguaggio che gli consenta di creare un prodotto, per dire quello che vuole dire. Sì. Il primo lavoro insieme è stato proprio tra noi tre, in realtà, di tutti quelli del gruppo. Abbiamo collaborato per un esame, abbiamo fatto un cortometraggio, da lì ho iniziato tutto. Ora ci siamo allargati, siamo sei. Sì, sei, variabili. Sì, sì. Stiamo cercando di coprire tutte le figure perché professionali che servono. Siamo 85. Dopo aver fatto appunto questo video per un esame, poi abbiamo partecipato a due edizioni del 100 ore, sempre in maniera molto amatoriale, e dopo un po' però questa voglia di, insomma, di lavorare insieme ha fatto sì che decidessimo di costituirci innanzitutto adesso come collettivo, poi chissà cosa diventeremo l'anno prossimo. Galeotti, esatto. Per cercare di costituire una base un po' più solida e per permetterci di lavorare sempre più continuativamente in questo ambito. E la prima cosa seria che abbiamo fatto insieme più o meno un anno fa è stato GTT, che è stato appunto il corto col quale siamo entrati in concorso a Torino Factory, che oggi ci ha portato qui. Quindi, insomma. No, il nostro tutore era Alessandro Castelletto, e in realtà si è creato subito un clima molto tranquillo, perché lui ci ha dato sempre delle imbeccate, ci ha direzionato, però senza mai forzarci, lasciando sempre la parte creativa totalmente libera, anche perché poi lui stesso, e questa è una cosa che ci ha fatto molto piacere, lui stesso ha detto che la sceneggiatura che avevamo tirato fuori noi era molto buona, molto funzionava bene, i dialoghi erano molto divertenti, e solo la sceneggiatura, perché il resto del corto, il corto in sé non funziona. No, non l'ha mai letta. E quindi no, si è creato poi un buon rapporto, ripeto, tranquillo, niente di, non so come dire. Ma diciamo che una cosa molto buona di Alessandro è stato, beh, a parte il fatto che appunto tutto questo rapporto umano, come dire, buono che si è creato, e il fatto che comunque si è dimostrato molto presente, è venuto a trovarci più volte sul set piuttosto che in fase di montaggio, di sceneggiatura, l'abbiamo incontrato un tot di volte, si è dimostrato sempre super contento anche di fare dei pezzi in più, quindi email alla notte con i soggetti, insomma è stato sicuramente stradisponibile, e nei momenti in cui secondo lui andavamo fuori rotta, cioè comunque c'era per dirci: guardate che
questa roba qua non funziona, e quello è sicuramente molto importante. Sì, anche perché è fondamentalmente un lavoro fatto di esperienza, quindi chi ha più esperienza vince sì. Sì, diciamo come prima esperienza fatta con una figura professionale, sì, del settore, direi che è andata bene, è stato, sì, sì, da sì, tutti poi... i due lati sembra esserci stata soddisfazione. Umanamente e professionalmente. Tant'è che ancora voglio di parlarci, di vederci. Sì, 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 sì. Allora, Torino Film Festival. Come ci viviamo il Torino Film Festival? Sicuramente un momento di cinema molto importante in questa città, e diciamo che come sempre quando capitano questi eventi sarebbe bello esserci 100%, prendersi una settimana di ferie, guardare tutto, chiaramente non si può fare, cioè più sei povero più non puoi farlo, incredibile. E quindi insomma si fa quel che si può, sicuramente almeno tutte le cose che ho visto al festival negli anni delle scorse edizioni di queste sono rivelate chi più chi meno, comunque cose che valeva assolutamente la pena di vedere, e andare al cinema è qualcosa che si fa sempre più con fatica, e quindi è bello anche quando si riesce a trovare un momento forte che ti ricordi che effettivamente in quel posto lì quello che vedi ha un impatto completamente diverso che se lo fai sul divano. Vale assolutamente i soldi che chiede. Sì, sicuramente è bello questo aspetto di riscoperta dell'aggregazione in una sala cinematografica, perché tutti ormai guardano di tutto continuamente tutto il giorno, però sai che è un po' come a Natale, le famiglie si riuniscono durante il Torino Film Festival, almeno qua a Torino un certo numero di persone si riunirà per andare a vedere dei film insieme. Una persona da nominare che è il quarto della compagnia sicuramente, Riccardo Zornio, che ha collaborato con Matteo alla sceneggiatura, e poi ci sono il quinto e il sesto che vengono subito dopo, che sono Davide D'Amico e Emilio Castriota, che si sono occupati del mix audio in post produzione, e poi gli attori sicuramente sono, ci tengo particolarmente a ringraziarli, comunque si sono prestati a fare ruoli non facilissimi, comunque abbiamo dovuto fare, anche per noi è stata la prima volta, abbiamo affrontato delle prove prima delle riprese, che è stata una cosa, ripeto, per noi abbastanza nuova, perché di solito ci buttiamo, riprendiamo e come viene viene. Questa volta abbiamo provato a fare anche un minimo di preparazione prima, e loro si sono prestati, sono stati bravissimi, hanno capito ognuno la parte, come dovevano interpretarla. E quindi chiudo proprio con un Perlino. Vai. Che appunto ringraziamo in realtà tutti quelli che ci hanno aiutato, perché questo lavoro qua è più che dire merito di noi tre e poi di persone che hanno lavorato con noi, è il prodotto degli sforzi che hanno compiuto tutte le persone, da Enzo a Silvia, che è una venuta ad aiutarci un giorno con l'audio, agli attori, a chiunque ci abbia messo il becco, ha dato un contributo e ha aiutato noi a capire come si portava avanti qualcosa. Quindi forse come grande finale sarebbe bello che ci fossimo tutti qua, perché oltre a stare un po' più uno sopra l'altro, questa roba qua, per quel che vale, è il merito di tutti quelli che ci hanno messo mano in faccia dentro. Sì, sicuramente dai, la visione che abbiamo di questo lavoro è abbastanza di collettivo e di cooperazione. Il cinema è un'arte collettiva. Sì, anche per individuare un autore, è difficile dire, esatto, c'è cioè una persona. So che anche noi li menare, perché li devo menare. Sì, abbiamo delle divergenze sulle politiche autoriali, però no, viva l'aggregazione. Viva Natale, è Natale. Sei il Grinch. Sì, sì, sono il Grinch del cinema. Quindi grazie a tutti per l'aiuto. Grazie a voi per aver sparso il tempo. Bene, buona giornata.